a giugno apriremo questo ristorante che si chiama Aga, che vuol dire acqua, in Cadore, vicino a Cortina, dove proporremo un tipo di ristorazione veloce, facile da capire e allo stesso tempo ricercata, perché comunque il nostro primo amore è la cucina creativa, la cucina pensata, diciamo. Sì, esatto, il ristorante sarà all'interno dell'hotel Villa Trieste, è l'hotel costruito dai miei nonni e quindi siamo anche felici, insomma, di portare avanti una cosa che è un po' di passione nostra e di famiglia, insomma. Tantissimo, i miei maestri di vita e di cucina, di tutto. Tanta passione, tanta l'amore, perché noi ancora adesso i soldi li guardiamo, li mettiamo da una parte, prendiamo il cuore, diciamo ci piace fare questo, facciamo questo fatto bene, come cioè io ancora, quando ancora adesso, anche lei penso, quando cuciniamo e sentiamo un brivido che è una cosa particolare, difficile da spiegare. Il clima che c'è all'interno della cucina, insomma, quell'adrenalina del servizio e poi anche, insomma, quello che si crea nel gruppo, l'armonia. Cioè per me è importante, proprio un ambiente bellissimo, se si è capace di crearlo. La torta Donizetti ha fatto una, perché lei ha fatto Alma, no? E ha fatto per esame d'Alma questa torta rivisitata, questa famosa torta di Bergamo con una palla di zucchero con una spuma dentro, al sapore di albicocche e tutto ciò che ricorda la torta Donizetti, la tipica torta di Bergamo. Per me è difficile perché io ho visto creare da lui un piatto più bello dell'altro, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Dunque, mi sono piaciuti tantissimo i gnocchi, gli ultimi gnocchi che ha fatto, che come si chiamava il piatto? Un campo di rape, sì, praticamente rappresentavano delle rape e era molto bello, molto buono, insomma. Like no one alive. Il tema era il rispetto e io ho pensato rispetto alla materia prima, allora la ricotta, non ho rispettato la tradizione perché non era la ricetta giusta, però ho proposto degli ingredienti fenomenali che abbiamo inserito, da quella ricotta, lo zafferano, riproposti semplicemente in una spuma senza alterare le qualità organolettiche di questi due prodotti, e penso che sia stata la chiave che ha colpito la gente, diciamo. Il ristorante si chiama Aga, a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, proprio nel cuore delle Dolomiti. Sarà pronto ed apriremo per giugno, quindi vi aspettiamo. Un saluto. Un saluto, grazie a voi. You can never find, it's hard to ignore an undeniable truth.